Prima edizione della Notte dei Tributi, un evento intitolato alla memoria di Antonio Landieri, il giovane disabile, vittima innocente della camorra, ucciso nel 2004. Assegnati riconoscimenti a giornalisti, magistrati e chi si distingue quotidianamente nel racconto e nella lotta a favore delle vittime innocenti della camorra. Come conferma Luigi Concilio, responsabile dello sportello anticamorra presente nella municipalità di Scampia, presieduta da Angelo Pisani. Abbiamo organizzato questa splendida Notte dei Tributi, la prima edizione della Notte dei Tributi, dove si esibiscono le cover band di Ligabue, Vasco Rossi, Pino Daniele, Blues Brothers, e tutti quanti insieme festeggeremo in memoria, in onore di Antonio e di tutte le vittime innocenti della camorra. Dalle mani della giornalista Katia Vitale ha ritirato il premio anche uno dei soci fondatori dell'agenzia giornalistica televisiva Video Informazioni, Marco Gargiulo. Con lui anche il responsabile della TGR della Campania, Antonello Perillo, il cinereporter Nicola Baldieri, la giornalista di Metropolis, Giuliana Covella, il giornalista del Mattino, Marco Perillo, ancora l'ex procuratore Giovanni Domenico Lepore, il figlio di Silvia Ruotolo, Francesco Clemente, e il magistrato Nicola Graziano. Per Pisani si tratta di un appuntamento da replicare. Ma la criminalità Scampia si combatte a 360 gradi, a iniziare dalle scuole a finire con lo sport, soprattutto con esempi culturali, sociali e positivi che devono combattere tutte le problematiche e chi sfrutta il male per fare affari.